Guardate cosa sta succedendo in queste ore al porto di Oristano. La questione riguarda le pale eoliche. Ecco a voi un audio che spiega la situazione. Ciao Mimar. Con il decreto semplificazioni emanato dal governo Draghi nel giugno del 2021 è stato reso possibile e dato il via libera all'utilizzo e agli espropri di aree agricole per impianti di produzione energetica cosiddetti green. Con questo decreto, che viene agevolato dai soldi del PNRR, accade che intere coltivazioni, interi boschi, intere aree protette possono essere espropriate e utilizzate per un fine di pubblica utilità, che è quello di creare energia fotovoltaica, eolica, da rifiuti combustibili e in generale qualsiasi altra fonte considerata non fossile. Accade in questo momento che la regione Sardegna venga presa di assalto. Basta andare sul sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, alla sezione Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali, VAS, VIA e AIA, introducendo le chiavi di ricerca eolico e SS, Sierra Sierra, per vedere quanti siano i progetti in fase autorizzativa inerenti l'impiego di energia eolica solo sulla provincia di Sassari. Potete contare, sono 527 progetti, tutti legati al PNRR e tutti quanti connessi a una procedura di esproprio e di consumo del suolo, che non viene più utilizzato ai fini paesistici, ambientali o agricoli, ma viene utilizzato per la produzione di energia cosiddetta green. In questo momento tantissimi cittadini sardi stanno accorrendo sui terreni dove Terna ha espiantato, dopo aver condotto un esproprio, ha tirato giù tutto quello che c'era su questi suoli per poter installare delle pale eoliche. Contemporaneamente, presso il porto di Oristano si è formato spontaneamente un presidio di eroici cittadini che utilizzeranno i loro stessi corpi per impedire ai mezzi pesanti di trasportare sul sito dell'impianto i pezzi delle pale eoliche e delle torri che dovranno costituire l'impianto di produzione. Ti chiedo aiuto e di divulgare questa richiesta affinché sempre più persone siano rese dotte dello scempio ambientale che sta per essere consentito grazie all'ideologia green e agli obiettivi dell'Agenda 2030. Grazie Mimar. Ed ecco il sito internet, valutazione impatto ambientale PNIEC e PNRR, 527 progetti. Ma guardiamo il video realizzato dall'associazione Is Pipius No Si Tocant, che in sardo vuol dire i bambini non si toccano. Oh, ciao a tutti, siamo al porto di Oristano, c'è un bel po' di gente per fortuna, ma comunque siamo ancora troppo pochi in vista della possibile azione di blocco dei tir che trasporteranno le gigantesche pale eoliche. Dunque questo è un appello formale e accorato a tutto il popolo sardo affinché accorriate numerosissimi tutti quanti qui a Oristano, giusto Rosaria? Certo, altro che, siamo troppo pochi, abbiamo bisogno di numeri per poter ostacolare questa gente, questo scempio che ci sta danneggiando in modo irrimediabile. Sardi e soprattutto oristanesi di Santa Giusta e dei paesi limitrofi, venite numerosi, perché vi interessa anche voi, non soltanto noi, interessa a tutti quanti sardi. Questo è un appello accorato che dovete assolutamente ascoltare, ne va di mezzo la nostra terra. Ok, Ciccio, cosa dici? Due parole anche tu. Io faccio un appello veloce ai giovani, soprattutto quelli patentati, quindi possono venire qui tranquillamente. Dovete venire qui, e lo spritz stasera non dovete berlo in pinetta o al bar, lo dovete bere qui. Esatto. E se tu buffa solo tu sparti. Tutti quindi, assieme. E diffondete tutti i vostri amici, conoscenti, parenti, soprattutto quelli giovani, esatto, che il vostro futuro è questo, esatto, impedire questo scempio.
venite qui stasera, si dà buffo sotto Baris. Qui dimentichiamo a che partito apparteniamo, partito non partito, non importa, non esiste più divisione, esiste solo l'unità del popolo sardo, unito, compatto e determinato. Mi raccomando, accorrete e in fretta. Grazie a tutti, ciao! Questa notte un camion è stato bloccato. Ci stiamo avvicinando al camion con la pala, qui il capannello di manifestanti, le auto della polizia. Non avrei mai pensato di dover assistere a scene così assurde. Questo solo per difendere la nostra terra, per difendere il sacrosanto diritto alla salvaguardia della nostra terra. Eccolo qua, il camion, il mostro. Con la gente è ancora... sta bloccando. Mi ero allontanato per riprendere il telefono lasciato in macchina. In quei 10 minuti hanno liberato il fratello, ma il camion è ancora fermo e staziona qui. Guardate la lunghezza di questa pala. Osservate che adesso la ripercorriamo ancora una volta. Osservate l'enormità di questa pala che adesso riprendiamo da dietro. Guardate, enorme. Enorme. E questo è uno dei tantissimi mostri che vogliono piazzare nel nostro suolo. Ognuno di questi, per ognuno di questi, per fissare ognuno di questi, occorreranno 2000 tonnellate di cemento e di armatura metallica, una cosa immane, immensa, un mostro anti-ecologico. L'autista è sempre scappato. Qui la situazione è ancora incandescente, il camion è ancora fermo. I manifestanti non sono più a terra, però la situazione è ancora a ribolle. Forze dell'ordine schierate, ma noi siamo qui. Come potete vedere, la folla non ha nessuna intenzione di andarsene. Ma quanto siamo pochi? Sembra piccoletto. Quindi la protesta continua, è in piena attuazione. Rimanete sintonizzati perché ci saranno di sicuro sviluppi. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.